Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del topolino numero 3436. Eccolo qui, il settimanale Topolino con la copertina di Andrea Freccero con Andrea Cagol ai colori. Allora, il disegno in sé per sé a me piace, ovviamente la cover story della storia, il primo episodio della mini saga che ci sarà dedicata a, appunto alla ciurma del sole nero. Vediamo qui quindi in copertina Topolino, Minnie, Pippo, poi ovviamente Orazio, Clarabella e anche Gancio, quindi alcuni tra i personaggi principali del mondo di Topolinia. Qui però in veste fantascientifica, visto che inizierà la mini saga La ciurma del sole nero di Marco Gervasio, che all'interno avrà i disegni di Christian Canfailla. Il primo episodio sarà appunto quello che vedremo, Benvenuto Tomorrow. Allora, la copertina in sé per sé, il disegno, come dicevo, mi piace, però sarà una cosa mia. Comunque l'ambiente fantascientifico, come anche chi mi segue lo sa, io non amo molto sia la fantascienza che il fantasy, però diciamo se proprio dovrei preferisco più la fantascienza che il fantasy, per cui se Dactopia a me non è piaciuta come saga, questa qui inizia meglio, anche se ora vi parlerò insomma della storia. Però la copertina sì, sono belli i disegni, bello anche lo sfondo, però sinceramente ho visto copertine migliori da parte di Freccero, ben colorata da Cagol, la scritta rossa Topolino con il rilievo bianco, la scritta bianca Disney. Diciamo che sì, è una cover story, ovviamente quello che andremo poi a vedere nella storia principale della ciurma del sole nero, però sinceramente ho visto copertine migliori. Si parte con la settimana di Silvia Ziche, che è reattiva da Topolinia, con Pippo protagonista, che dice: perdersi nello spazio profondo, per me sarebbe già abbastanza fantascientifico, riuscire a non perdermi in casa mia. Sempre molto simpatico, ovviamente, le vignette di Silvia Ziche. Poi c'è, cari amici di Topolino, Alex Bertani, il direttore, che come al solito ci parla di quello che leggeremo in questo numero e di quello che leggeremo prossimamente sul settimanale. Ci dice che si parte con La ciurma del sole nero, Marco Gervasio e Christian Canfailla, che comunque vedremo anche cioè nel prossimo numero, dove ci sarà PK. Poi vi faccio già vedere la copertina del prossimo numero di Topolino 3437. Poi ovviamente ci dice che sul prossimo numero ci saranno due parti finali poi dell'avventura in Italia di Zio Paperone, Paperino e Nipotini, quindi della saga del centunesimo canto. Insomma, buon viaggio nel cosmo a tutti. Ci dice che ovviamente questo numero sarà basato ovviamente sul primo episodio di Benvenuto Tomorrow, La ciurma del sole nero di Marco Gervasio e Christian Canfailla, che hanno fatto un ottimo lavoro. Christian Canfailla è un nuovo disegnatore che si è affacciato da poco su Topolino. Belli disegni, anche gli sfondi spaziali, insomma. La storia in sé per sé, io ero partito forse col pregiudizio che non mi fa impazzire la fantascienza, però nonostante tutto è una storia, un primo episodio che mi è piaciuto, con Topolino, praticamente Topolino Tomorrow, che si trova a sostituire, cioè praticamente a guidare questa ciurma nel sole nero, con i personaggi di Topolinia che si sono praticamente persi in questa parte dello spazio. Vedete bene che i colori e i disegni sono molto carini, soprattutto gli spazi, insomma, fantascientifici. Un primo episodio che devo dire che mi è piaciuto, nonostante non sia ovviamente la fantascienza tra i miei generi preferiti, però qui si dice che l'equipaggio è in fibrillazione, il comandante Adams è stato sostituito e viene sostituito proprio da Topolino Tomorrow, c'è il tenente Pippo Pillow, insomma belli personaggi, ben caratterizzati da Gervasio, una storia, un primo episodio che sinceramente non è stato tra le migliori letture che io abbia mai fatto su Topolino, però è un primo episodio che parte abbastanza bene. Poi si va con il terzo episodio di Zio Paperone, il centunesimo canto. Continua questa mini saga che si concluderà con le due parti che vedremo nel prossimo numero di Topolino. L'episodio 3 di Alessandro Sisti con i disegni di Alessandro Perina. Questa volta si sposteranno a Verona, non voglio spoilerare tanto sulla storia, ma tutti si sposteranno a Verona in cerca di questo centunesimo, fatidico centunesimo canto. Anche questa storia, diciamo che questa è una saga che mi sta piacendo, ambientata in Italia. Anche questa abbastanza carina da seguire, simpatica. E devo dire che mi è piaciuta. Poi si va avanti con un'altra storia, questa volta dedicata alla minisaga Newton e Pico
In viaggio nel sapere con C'è metodo e metodo di Giorgio Fontana con i disegni di Donald Soffritti. Una storia che era partita bene per quanto mi riguarda, con Pape Roga, protagonista, che dice di aver trovato una soluzione con il professor Truffaldoni per predire il futuro, insomma, quello che accadrà. L'incipit è bello, però la storia in sé per sé poi prende una piega, non dico pesante, però che non mi ha fatto proprio impazzire, insomma. La saga di Newton e Pico sono spesso, insomma, verso il sapere, nel senso, sì, c'è Pico, più che altro Newton, che dice che Galileo Galilei è il suo mito, c'è anche il poster in camera. Storia simpatica, ma nulla più, ragazzi, sinceramente non è che mi abbia fatto impazzire. Si va avanti con la storia, una delle migliori, secondo me, ragazzi, io ho un debole per le storie cosiddette riempitive. Questa storia riempitiva a me è piaciuta, devo dire veramente tanto, forse la migliore di tutto l'albo, della mini saga Calisota Social Media, Paperino il vicinato a distanza, con la storia, soggetto di Giorgio Simeoni e Alessandro Sisti, la sceneggiatura di Alessandro Sisti e disegni di Federico Franzò. Poche pagine, ragazzi, ma veramente, veramente simpatiche e carine. Queste sono le storie che a me piacciono di Paperino. Paperino che continua a litigare con il suo vicino di casa, Jones, addirittura si prendono a distanza, nel senso, su Instagram, che poi ovviamente è chiamato Instaquack, sì, e praticamente Jones, prima di partire, fa delle foto a Paperino e le pubblica su Instaquack prendendosi gioco di lui. Così Paperino risponderà per le rime a Jones e, insomma, si punzecchieranno sempre, con il disappunto dei nipotini qui qua che dicono: ma zio, tu sei sempre arrabbiato, sempre con Jones, ce l'ha, vi riprenderete sempre. Faranno in modo di farli bloccare dal social media. Poi vi dico come va a finire, perché la storia è corta, però una storia veramente simpatica, di poche pagine, ma molto bella. Poi c'è la storia, c'è una che ogni tanto capita anche sul settimanale Topolino, di leggere vecchie storie che in Italia non erano mai state pubblicate. Questa è una storia del 2007, con soggetto di sceneggiatura di Jens Hansegard e disegni di Marco Rota, credo una storia danese, Paperino furfante per dovere. Anche questa storia è una storia che parte molto bene, poi un po' si perde. Paperino praticamente non paga mai le multe, viene fermato, insomma, gli agenti gli dicono che siete in arresto perché avete accumulato infrazioni per oltre $10,000. Viene portato in tribunale, Paperino dice che io non ho soldi, e allora gli dicono che devi collaborare, devi trovare i furfanti, insomma. Sì, carina la storia, ma diciamo che anche il fatto che è una storia danese, che comunque ci sono anche abituato a leggerle sul manuale delle giovani marmotte, a volte sull'almanacco Topolino, però una storia, sì, anche questa, che rasenta la sufficienza, ma non è che abbia fatto impazzire. Il tratto mi piace, però niente più, ragazzi. E poi c'è l'ultima storia, che è Topolino le origini, che è una saga che anche questa, per quanto mi riguarda, ha degli alti e bassi. Casa Dolce Casa, Topolino le origini è una mini saga che ogni tanto appare su Topolino. Questa volta la storia di Danilo Deninotti con i disegni di Carlo Limido, vi faccio vedere qualche tavola. Topolino le origini è una mini saga che, per quanto mi riguarda, come già detto, ci sono a volte delle storie che mi piacciono e delle storie che mi piacciono meno, se devo essere sincero. Questa la metto, gli do una sufficienza, perché l'incipit è buono. Qui ovviamente si parla di Topolino quando era più giovane, ragazzo. Per il giovane Topolino è arrivato il momento di trovare una casa tutta sua. Ma le difficoltà che incontrerà non sono poche. A parte il budget limitato, si ritroverà a che fare con una concorrente inaspettata e la faccenda si complica. La storia parte con Topolino che, insomma, ha delle discussioni con Pippo e vuole andare a vivere da solo, vuole la sua indipendenza. Troverà però davanti a sé delle difficoltà di una persona, di un personaggio che, insomma, gli darà parecchio fastidio. Non vi dico chi è per non spoilerare. I disegni sono belli, come anche i colori, ma di solito i disegni di Topolino sono sempre carini. La storia in sé per sé scorre abbastanza piacevolmente, ma anche questa non è che abbia fatto proprio impazzire, ma è forse un problema mio, ragazzi. Topolino e le origini, per esempio, se io dovessi mettere a confronto Topolino e le origini e Topolino Giramondo, benché siano comunque due saghe diverse, tutta la vita Topolino Giramondo, che mi piace moltissimo rispetto a questa saga, che non mi fa impazzire. Poi ci sono i disegni dei bambini, 25 anni non sentirli, Alessandro Sisti sceneggiatore, con Lorenzo Pastrovicchio disegnatore. Ragazzi, sul prossimo numero si festeggerà ancora PK, e ci sarà, appunto, ci saranno le storie, appunto, dedicate a PK. Ci sarà anche la cover story dedicata a lui.
già potete vedere, insomma, Pick Up a Zona Franca, episodio 1. Questa è la copertina del prossimo numero, 3437. In edicola, questa settimana, ci saranno questi fumetti, tra cui il manuale delle giovani marmotte, che io acquisto abitualmente, un mensile che io seguo. E poi si chiude ovviamente il numero 3436 con l'anteprima del 3437 con la bella copertina dedicata a PK, che è appunto, inizieremo a vedere dal prossimo numero, la saga, come detto, avevo sbagliato a dire Marco Gervasio, ma è di Alessandro Sisti, mi confondevo con Marco Gervasio per quanto riguarda la ciurma del Sole Nero. Insomma, ci sarà Pick Up a Zona Franca episodio 1, La ciurma del Sole Nero episodio 2, Vagabondi dello Spazio, ancora una storia di Newton e Pico in viaggio nel sapere con musica maestro, Gamba di Legno il maestro del terrore, l'episodio 4 si chiuderà la trasferta italiana dei nostri paperi in Italia, appunto, con Zeppo Perone il 101° canto, con il primo e secondo tempo dell'ultimo, del quarto e ultimo episodio. Poi si chiude il Topolino con Paperi su Marte e Archimede protagonista. Allora, che dirvi, ragazzi, di questo numero 3436? Un numero che non mi ha pienamente soddisfatto, se devo essere sincero, già dalla copertina, che non mi ha fatto impazzire. Sufficienti le storie della prima episodio della Ciurma del Sol Nero, così come anche il terzo di Zeppo Perone il 101° canto. Non mi sono piaciute la storia di Newton e Pico, c'è cioè Metodo e Metodo, e nemmeno tanto Casa Dolce e Casa di Topolino, Le origini. Devo dire che le storie migliori sono state la riempitiva di social media, Paperino e il vicinato a distanza. Lo so, ragazzi, ma a me le storie così brevi piacciono. Zeppo Perone, 101° canto, la metterei al secondo posto. Terzo, Benvenuto Tomorrow. Quarto, al quarto posto metterei Casa Dolce e Casa. Al quinto, Paperino furfante per dovere, l'ultimo quella di Newton e Pico, che sinceramente a me non è piaciuta, perché le storie troppo cervellotiche, diciamo che sono mirate più magari ai ragazzini che hanno bisogno di imparare alcune cose. Sì, certo, è sempre bello leggere su Topolino storie che mirano a far, insomma, ad imparare cose nuove, e questo è io, cioè, posso dirlo con certezza, questo è un pregio di Topolino, però è un Topolino che non mi ha soddisfatto pienamente, un numero di Topolino, un settimanale che non mi ha soddisfatto pienamente. In quarta troviamo l'Almanacco Topolino, un bimestrale che io sto seguendo, già letto i primi tre numeri, il numero 4 uscirà a fine ottobre, ovviamente lo prenderò e lo porterò sul canale. Ragazzi, questo è il mio giudizio, un giudizio che diciamo che da 1 a 5 stelle darei la sufficienza piena a questo Topolino, 3 stelle lo darei, forse anche 3 stelle e mezzo, ma non è uno dei numeri più belli che io abbia mai letto. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto che mi date sempre. Se volete potete entrare nel gruppo Telegram Alienology Nerd 360, dove ci siamo io con tutti gli altri ragazzi appassionati di fumetti e mondo nerd, e ci divertiamo ogni giorno con dei messaggi, quindi potete entrare quando volete. Fatemi sapere se avete acquistato il numero, questo numero di Topolino, se l'avete letto, qual è stata la migliore storia e che voto date a questa lettura. Ancora grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!